Proseguono le iniziative della Confcommercio locale per incentivare gli acquisti negli esercizi commerciali presenti sul territorio e aiutare le attività che hanno subito le conseguenze economiche della pandemia negli ultimi 2 anni. La stessa, infatti, nei mesi passati aveva invitato i cittadini ad investire negli acquisti in negozio piuttosto che effettuare le scelte attraverso un PC e comprare online, così da contribuire alla ripresa degli esercenti che insistono in città. Adesso si avvicina una delle giornate più apprezzate dai giovani, ma anche dagli adulti innamorati, San Valentino. Un'occasione in più per festeggiare l'amore e per scambiare un dono con il proprio partner e che, come la maggior parte delle ricorrenze, è un giorno atteso anche dai commercianti. La Confcommercio di Caltanissetta ed Enna lancia infatti l'iniziativa Cuori in vetrina per promuovere attraverso delle scontistiche l'acquisto nei negozi del territorio. Un modo questo per accendere i riflettori attraverso la festa degli innamorati sugli esercenti locali, così come spiega il presidente della Confcommercio Caltanissetta ed Enna, Maurizio Prestifilippo, presente a Roma per prendere parte al Consiglio nazionale della Confcommercio. Insieme a lui Roberto Caluggi, direttore generale della FIPE Nazionale, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. San Valentino non è una festa come tutte le altre. San Valentino è la festa dell'amore, una festa nella quale passeggiamo mano nella mano con la persona che più amiamo. Ma dove passeggiamo? Passeggiamo per le vie delle nostre città, le città che amiamo, per le vie che non possono essere buie, che devono essere illuminate dalle vetrine dei negozi. Andiamo al ristorante, andiamo al bar. A San Valentino non dimentichiamoci degli esercenti e delle nostre città, difendiamo la nostra economia. A San Valentino c'è solamente una cosa da fare, esaltare la socialità, stare insieme con le persone che ognuno di noi ama, che ognuno di noi vuole vicino. E soprattutto bisogna fare una cosa, ripartiamo con un bacio a San Valentino.